Presidente, nell'ambito del PNRR arrivano a 320 milioni, parte il Centro Nazionale Agritech, è un investimento, un finanziamento mai visto in campagna della ricerca sull'agricoltura. Un grande investimento, l'Università Federico II, il sistema universitario della Campania sono, come dire, il centro guida di un grande progetto di ricerca nel campo dell'agricoltura, dell'agroindustria, in tutti gli aspetti di questo comparto produttivo. È un progetto che mette insieme università di tutto il paese, aziende agricole, CNR, Cassa Depositi e Prestiti. Noi recuperiamo una vocazione antica della Campania nel campo della ricerca in agricoltura. Quello agricolo e agroindustriale è uno dei comparti più forti della regione Campania. Dobbiamo migliorare la produttività, dobbiamo sviluppare la ricerca scientifica, dobbiamo soprattutto in questi tempi gestire la risorsa acqua in maniera intelligente. La Regione sta preparando un piano che vi illustreremo quando saremo pronti per realizzare invasi collinari che si aggiungeranno alla diga di Campo Lattaro, che è il più grande investimento che facciamo, con l'obiettivo di essere come Regione pienamente autonomi dal punto di vista della risorsa idrica, sia per le forniture alimentari, sia per gli usi agricoli e industriali. Un grande progetto che nella città di Napoli ovviamente si può tradurre anche in una riqualificazione urbanistica nella parte occidentale. Voi ricordate che presentammo questo progetto in occasione delle elezioni regionali come uno dei progetti della regione per Napoli. Questo progetto è insediato nell'ex manifattura tabacchi. In questo momento sono in corso progetti di riqualificazione di tutto il fronte di mare, in particolare a Portici, dopo il museo di Pietrarsa. Veramente abbiamo nelle mani la possibilità di fare un lavoro straordinario dal punto di vista scientifico, produttivo, occupazionale. Ce la metteremo tutta. Presidente, prima che le chiedano la domanda su Di Maio, ha lanciato due sfide lei durante il suo intervento, Bagnoli e Napoli Est. Bagnoli, sono 30 anni che Napoli aspetta, quindi lei per certo dal suo terzo mandato ovviamente, come tempi di faccia, perché i tre anni che le restano saranno... Terzo, quarto, non poniamo limiti, diciamo, certo. L'unico limite è la mia salute, cari ragazzi, forse non vi è chiaro qual è il problema. No, io credo che si stiano determinando delle condizioni davvero straordinarie per realizzare a Napoli quello che non si è mai realizzato, e cioè grandi programmi di trasformazione urbanistica a livello di Berlino, di Parigi, di Barcellona, di Londra. Nella mia esperienza di sindaco in una città media, non è una metropoli, abbiamo fatto un lavoro di trasformazione urbana che appare quasi miracoloso ai tempi di oggi. Bagnoli credo che si sia risolto il problema amministrativo giudiziario, da quello che ho capito, si dissequestrano le aree. A questo punto, se è così, c'è il problema di definire le destinazioni e le funzioni da collocare in quell'area. Quella fascia di costa è uno dei luoghi più belli al mondo, per quello che è a mia conoscenza. Quindi ci può essere uno sviluppo davvero incredibile, la possibilità di creare migliaia di posti di lavoro. È davvero un'opportunità straordinaria. Se si aggiunge a questo la riqualificazione della parte occidentale, a cominciare da San Giovanni, dal recupero del lungomare a San Giovanni e così via, davvero Napoli può essere il luogo di una riqualificazione urbanistica incredibile. No, Presidente. Dobbiamo essere capaci di cose concrete, ecco. Presidente, gliela faccio io. Al di là delle legittime aspirazioni politiche di Di Maio, le chiedo se è preoccupato per la stabilità del governo in un momento così delicato. No, sinceramente no. Io sono fra quelli che non credono che il governo cadrà, meno. E devo dire che guardo con interesse a quello che sta succedendo. Se ci sono componenti politiche che vivono un processo di maturazione, che escono dall'infantilismo, dalla demagogia, in qualche caso da posizioni di vera e propria stupidità, io credo che questo sia un bene per il Paese. Io rimango convinto della necessità di avviare un programma costituente per una grande, unica forza politica riformatrice nel nostro Paese.
questo dovrebbe essere l'obiettivo. Ho scritto qualche cosa in queste settimane tentando di offrire una piattaforma programmatica che potrebbe essere la base per la discussione, per un processo costituente. Ma possiamo davvero governare l'Italia avendo questo pollaio politico? Nell'area progressista vi sono una decina di forze. Questo è ridicolo. È del tutto evidente che queste componenti rispondono più ad esigenze di ceto politico che alle esigenze dell'Italia. L'Italia ha bisogno di un grande soggetto politico che abbia una base programmatica chiara, solida. Da questo punto di vista, se c'è una innovazione anche nell'ambito dei 5 Stelle, se c'è un processo di maturazione politica, io credo che debba essere guardato con grande rispetto e anche con grande interesse. L'importante è entrare nel merito dei problemi e chiarire i programmi senza ambiguità. Quindi Di Maio può essere un interlocutore di questo progetto politico a questo punto? Per le dichiarazioni che ha fatto, credo proprio di sì. Se parla di concretezza, di rifiuto della demagogia, se ricorda a me che uno non vale uno, ma io ne c'ero arrivato anche 10 anni fa per la verità, ma però si poteva arrivare un po' prima, però diciamo prendiamo atto che meglio tardi che mai, ma insomma battute a parte, se c'è una maturazione politica che va nella direzione della concretezza, che nasce dalla consapevolezza che cambiare la realtà non è un programma che realizzi con le battute, con gli slogan. Devi avere la conoscenza della macchina amministrativa, devi valorizzare le competenze, devi avere tenacia, una tenacia feroce nel concretizzare i tuoi programmi. E allora, se si va in questa direzione, io credo che possa essere un bene per l'Italia. Quindi l'apertura vale per tutti, vale per Di Maio, vale per altre componenti. Mi piacerebbe che si mettesse in piedi un programma costituente che desse poi vita ad un programma fondamentale per un nuovo stato sociale. Auspica una maturazione politica anche per il PD campano, ha perso le speranze lì. Per il PD campano. Se adesso c'è un nuovo commissario. C'è il commissario. E aspetteremo il commissario. Fiducioso? Come? Fiducioso? Ragazzi, ma allora vogliamo chiudere bene la mattinata? L'ultima con un chilo di voce. Chiesa in silenzio, sottovoce. Dai, facciamoli lavorare. Per il Movimento 5 Stelle senza Di Maio invece che prospettive vede lei? Credo che valgano anche per loro questi obblighi. Come si trasforma un grande paese industriale? Come si risolve il problema dell'energia? Sono le grandi questioni che sono di fronte a noi. Come ci si colloca sul piano internazionale? Allora, io non credo che ci sia spazio per avere nell'area riformista 10 componenti politiche. È una cosa ridicola. Ridicola. Allora, mi auguro che ci sia qualcuno che avvii un processo costituente. Non è un lavoro che si chiude in 2 mesi, ovviamente. Però questa può essere una cosa perfino entusiasmante per le giovani generazioni. Come si riporta alla politica, all'interesse politico, un ragazzo o una ragazza, con questo pollaio che abbiamo davanti quando assistiamo al dibattito? In base alla sua esperienza, il fatto che le elezioni siano dietro l'angolo può essere un acceleratore o un problema per questo progetto? In genere è un problema perché in vista della campagna elettorale ognuno cerca di rimarcare le proprie differenze rispetto agli altri per guadagnare più voti, però io credo che prima o poi dovremo arrivare a fare questa scelta. Una grande forza riformista, seria, con un programma di base fondamentale e anche, se possibile, una grande forza moderata, chiaramente europea, europeista, che possa dare vita ad una dialettica corretta da paese moderno. Così l'Italia non può reggere, sicuramente non può reggere.